Perché la gente non se ne accorta, ma ero io. Cioè. Va bene. Ta-da! Ciao, sono Fabio, pittore italiano. In questo video vi racconterò la storia del mio primo autoritratto, un dipinto che si chiama Da altri mondi. Mi sono sentito domandare un sacco di volte: farai mai un autoritratto? Hai mai pensato di fare un autoritratto? E l'ho fatto. Ma non perché lo avessi deciso, è avvenuto tutto in maniera molto spontanea. Un giorno mi trovavo nel mio studio, stavo realizzando delle composizioni per fotografare una natura morta, ma avevo anche a disposizione dei costumi. E gli oggetti che stavo fotografando iniziavano a trasmettermi delle idee. Quindi ho deciso di fotografarmi con la modalità autoscatto, che tra l'altro non avevo mai sperimentato, e ogni volta che facevo una foto mi alzavo e andavo a guardare che cosa stava succedendo. E stavano succedendo delle cose carine. Ecco che a un certo punto ha iniziato a delinearsi nella mia mente una scena. Allora ho creato una composizione nella quale c'è un antico studioso che guarda al cielo. Questo studioso si interroga sulla vita di altri mondi. Tutta questa casualità da cui è emerso questo dipinto in realtà è stato un ottimo pretesto per parlare di qualcosa che mi sta a cuore. Io sono appassionato di astronomia, ho il mio telescopio, ogni tanto vado a osservare, eccetera. Vabbè, sono un patito di fantascienza, dai libri di Asimov a quelli di Wells a quelli di Gibson, ma forse la cosa più importante è che ho avuto finalmente l'occasione di trattare un tema che mi è caro nella pittura, quindi due cose che non ero ancora riuscito a coniugare. Siccome non avevo nessun modello, ho fatto il modello di me stesso. Siamo in tempi antichi e non ben definiti. Sicuramente non c'è l'elettricità, quindi ho potuto usare per la prima volta un candelabro che mi aveva portato la mia assistente e che avevo in studio da un sacco di tempo ed era perfetto per questo tipo di dipinto. Sono andato a comprare dei ceri, li ho accesi e ho creato la luce calda delle candele, che è una cosa che amo perché come al solito riesco a contrastare la luce calda con la luce fredda. Il mio studioso doveva guardare verso il cielo notturno, il cosmo. Questo studioso ha un libro con tutti i suoi appunti e siccome quando ho creato le immagini non volevo che il libro rimanesse a pagine vuote, ho utilizzato degli antichi appunti di Schiaparelli da dipingere sopra il libro, quindi che sembrasse veramente scritto e dove sembrasse che fossero stati presi degli appunti. Ma volevo un elemento di rottura. Questo elemento di rottura è dato da un teschio che è difficile da identificare, che riporta a qualcosa di ignoto. Quindi forse a qualche prova che una vita oltre al nostro pianeta esiste già. Io sono sempre molto attento alla composizione. Dovete sapere che nella storia dell'arte il tema della composizione è sempre stato molto non solo trattato ma anche dibattuto. Avete mai visto sui libri di storia dell'arte i quadri farciti di linee che dovrebbero avere la funzione di farci capire i ragionamenti che l'artista ha fatto sulla composizione? Molto spesso sono soltanto dei ricami che fanno gli storici dell'arte e tante volte si tratta di linee di convenienza che vengono immaginate e che però molto spesso l'artista probabilmente non ha pensato o almeno non ha pensato così tanto. Ma la composizione rimane un elemento fondamentale della pittura e in tutti i miei dipinti io cerco di creare una composizione che sia sensata, che dia una certa attenzione ai soggetti e che porta lo spettatore a guardare dove dico io. È uno studio che faccio mentre immagino il dipinto, mentre faccio le fotografie. In questo caso ho voluto creare una composizione triangolare e quindi il formato quadrato mi ha dato la possibilità di avere un triangolo centrato dentro il quadrato. La composizione è fatta con il soggetto, ma anche con i vari oggetti di scena che compongono un triangolo. E in più ho voluto inserire una porta con una colonna che creassero una certa profondità e un ambiente. Ho lasciato la parte di sinistra completamente nera anche perché noi non vediamo quello che sta guardando il soggetto. Dovrebbe portare lo spettatore a immaginarsi che cosa sta guardando. È ovvio che sta guardando verso il cielo notturno, però tutto quel nero che non ci permette di vedere il cielo a nostra volta ci dà più spazio per immaginare qualcosa. Oltre a fare un sacco di prove, un sacco di fotografie, passare molto tempo a scegliere le immagini giuste, perché ho fatto tanti di quegli scatti, cioè sì. C'era una fotografia in particolare dove le mani erano in una posizione e con delle luci che mi piacevano tantissimo e ho pensato che fossero quelle giuste. Per me le mani sono importantissime e in tutti i dipinti do una grande importanza alle mani. Un'altra cosa che faccio è scegliere
le palette dei colori. Cerco sempre di fare degli abbinamenti tra colori che siano non scontati. Faccio delle fotografie e quando poi le lavoro a computer per creare i colori che voglio, penso già alle mie scatole di pastelli. Cerco di visualizzare i colori che ho e i colori che posso usare. Ci sono dei colori che conosco molto bene e so che resa hanno e mi dico, magari utilizzare questo azzurro in questo dipinto potrebbe essere fantastico. Quindi c'è un sacco di lavoro di concezione, di immaginazione e di struttura affinché un dipinto diventi, almeno per me, buono, perfetto potrei dire. E questo è. Mi sono sempre interrogato sul dove siamo, sul che cosa ci facciamo qui, ma anche su che cosa c'è oltre a noi. Quindi è inevitabile per me chiedermi, ma più che chiedermi, perché non è che mi chiedo se ci sia qualcun altro o qualcos'altro oltre a noi, perché di questo sento di avere la certezza, ma è il che cosa, o il chi, o il dove, o il quando. E quindi con questo dipinto diciamo che ho potuto tracciare il primo segno su qualcosa che mi intriga da sempre e spero che intrigherà anche voi. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, poi vi ricordo di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che pubblicherò e ovviamente iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao, alla prossima!